Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video del Credendario. Oggi recensione della Lemo HF1. Me l'avete chiesto davvero in tanti ed eccola qua, ci ho messo un po', l'ho usata un po', ho fatto quasi 400 km per testarla e dirvi effettivamente i pregi e i difetti, se ne vale la pena oppure no. Incominciamo con il dire che una moto ha una cifra abbastanza bassa, diciamo che siamo intorno ai 5.000 euro, riusciamo a portarcela a casa, ma in questi 5.000 euro includiamo una batteria da 72 volt 100 ampere. Ragazzi, sono tanti, e 100 ampere comincia a diventare importante il pacco batteria, perché ci consente, ovviamente più grande il pacco batteria più autonomia riusciamo ad avere. Il motore sulla ruota, come potete vedere qua, un 6 kW, quindi un 6000 watt, ok, e una velocità di circa 100 km orari. Quindi abbiamo una batteria da 100 ampere, 6 kW di motore e una velocità di 100 km orari. Ha la frenata rigenerativa, ma non solo, ha anche, togliendo l'acceleratore, un aiuto rigenerativo, nel senso che comunque lasciando l'acceleratore va anche a recuperare l'energia, non solo nella frenata. Ha il cavalletto laterale, ma ha anche quello centrale. Se lo faccio vedere qua, eccolo. Voilà. Cosa che non molte hanno. Come dimensioni e come una moto normale, infatti potete vedere che le dimensioni sono simili a una moto endotermica e anche la seduta per due è abbastanza comoda e omologata per due. Vi ricordo, perché me lo chiedete sempre, giustamente mi dimentico, guidabile con patente B, oppure se avete quella A o quella da 16 anni in su, comunque guidabile tranquillamente con la patente B. Quindi noi con la patente B possiamo guidare questa moto qua, come tante altre, tutte quelle qua praticamente. Allora, ha un freno disco posteriore, due freni dischi anteriori, non ha la frenata combinata, quindi la leva davanti fa solo il freno della ruota davanti, composta da due dischi, che poi vi farò una panoramica e ve la farò vedere bene con l'altra fotocamera, mentre di qua azionerà solamente il disco che vedete posteriore. Disco posteriore da 220 e doppio disco anteriore da 300 mm. Stando seduti, la prima cosa che noterete è il manubrio molto alto, e devo dire che una volta seduti, come vedete io sono 1,70 poco più, devo dire che è la mia posizione, quindi mi trovo bene, siamo abbastanza a ridosso verso il davanti con un manubrio alto, in modo che la posizione sembra quasi naturale, se non è naturale, dove possiamo appoggiare tranquillamente le mani e vedete, non stanca i polsi, non stanca niente, e devo dire che è abbastanza comoda e si può viaggiare in tranquillità e fare questi, almeno io l'ho testata, 100 km, nel senso che noi possiamo fare almeno minimo 100 km andando alla mappatura 3, che fa poco più di 100 all'ora, la danno a 105, quindi andando a 105 all'ora noi sappiamo che almeno 100 km li fa, anche qualcosina in più, io mi tengo sempre un po' più stretto, ma se noi ovviamente scendiamo con la velocità, ovviamente ha proprio autonomia, perciò ci dà una sicurezza di fare 100 km, e vi dico qualcosina in più, andando veramente al massimo, quindi andando a 100 all'ora, quindi se già scendiamo 80 all'ora, tranquillamente, a mio avviso 150 li facciamo. Testerò, poi vedrete altri video dove testerò questa cosa, ma nelle mie prove sono sempre andato al massimo parecchio e ho fatto sempre più di 100 km, poco più di 100 km, e non sono mai rimasto a piedi, nel senso avevo ancora del tacco, quindi mi tengo abbastanza stretto, ok? Perché non tutti pesano come me, non tutte le strade sono in pianura e non tutte le temperature magari sono uguali, perciò preferisco dare un dato da me stimato, perché effettivamente l'ho fatto. Ok, tolto questo, un piccolo handicap che ho notato ad esempio, e come vedete questa
questi tre finti tubi, soprattutto quello più basso qua, purtroppo mettendo il piede io ho il vizio di metterlo molto vicino alla carena e va a battere all'interno della mia caviglia. Quindi dovrei tenere leggermente più fuori, tenendole così non succede niente. Ovviamente parlo di scarpe basse, avendo uno stivaletto, una scarpa un po' più alta, non ce ne accorgiamo. Comunque, l'impostazione, tolto questo problema mio, devo dire che è molto ottima. Devo dire che è anche ben leggibile il quadro strumenti che poi vi farò vedere. Con questo piccolo cupolino dà quel poco di ombra dove si riesce a leggere il display. Non sempre in tutte le situazioni, perché se il sole è veramente sopra così si fa un pochettino di fatica. Ma nel complesso devo dire che comunque è abbastanza leggibile. Cosa positiva, finalmente abbiamo anche qua un orologio, quindi abbiamo l'orologio. Sembrerà una stupidaggine, ragazzi, ma quando uno va a lavorare, quando va in giro, ha sempre bisogno di guardare l'ora. Se ha i guanti, se è tutto imbacuccato, è difficile riuscire a guardare l'orologio. In questo caso ha un orologio. L'unica cosa che manca è la temperatura esterna. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto vedere così per sfizio ogni tanto che temperatura c'è. Non c'è, ma tolto quello devo dire che tra le due preferisco sicuramente l'orologio. Molto completa, devo dire molto completa, e lo vedete anche degli specchietti. Questi specchietti, come vedete, sembrano anche questi tipo scooter, quindi ha proprio un'impronta da scooter. Quattro frecce, quindi abbiamo l'interno delle quattro frecce, abbiamo la sola posizione per poter risparmiare qualcosa di luce, la navigante, e alla retromarcia. Quindi questa retromarcia, adesso essendo sul cavalletto, vediamo su quello laterale, perché come sapete tutti i mezzi, se il cavalletto laterale è giù, la moto non parte per sicurezza. Quindi una volta sul cavalletto, nel nostro display che potete vedere qua, abbiamo una P. Premendo questo tasto, vedete qua dove c'è scritto P, mettiamo la moto in condizione di poter viaggiare. Da quest'altro lato abbiamo invece, vedete, la R retromarcia, e questo qua che vedete sembra un contachilometri, vedete che serve per passare da una mappatura all'altra, quindi a tre mappature. Ok, quindi adesso io sono pronto per partire. Se tengo premuto la P, la moto va indietro, vedete, segna R 5 km orari e sentite che la ruota sta andando. Devo dire che è comodo, perché non dobbiamo accelerare, basterà tenere premuto la R e va in retromarcia, ma va a una velocità molto ridotta, dove noi possiamo in tutta tranquillità sempre avere il controllo del mezzo. Una volta fatto quello, possiamo mettere la nostra marcia, quindi 1, 2 o 3. Come vedete, accelerate. Ok. Come si fa a capire per la frenata regenerativa? Molto semplice. Io accelero, prendo con quello davanti, sentite che sta frenando quello dietro. Non è che frena per il disco, ma frena perché va a recuperare l'energia, quindi fa sforzare il motore per prendere l'energia e darla alla batteria. Ma funziona anche essendo l'acceleratore, sentite? Frena molto subito, non è come una bici che continua a girare, perché anche qua ha recupero dell'energia. Quindi ha come se avesse, scusate, un piccolo freno motore, perciò nel momento che noi lasciamo l'acceleratore si sente un piccolo, ma proprio piccolo freno motore, e ci aiuta a caricare la batteria. Ma nel momento invece che noi freniamo, oltre al freno proprio sul disco, viene in aiuto anche la frenata regenerativa. Devo dire molto completa. Un'altra cosa, adesso vi faccio vedere, l'unica cosa che ha un piccolo sportellino qui. Questo che vedete qua è finto, qui non c'è niente, c'è tutto il pacco batterie, ma non si può aprire, l'ho messo solo per finzione. Quando si apre qua si ha accesso a un vano. Qua c'è un piccolo vano, ma adesso è stato occupato da questo caricatore da 25 A, che qualcosa riusciamo a mettere, anzi riusciamo a mettere forse più di quello che aveva prima, perché vi assicuro che il vano era molto piccolo. Un'altra cosa che differenzia questa moto, diciamo questa fascia di moto,
sono i copertoni. Come potete vedere, posteriormente questo copertone è davvero grande.